Digitale. Prego, facciamo entrare il professore Lecchioni. Stefano Quondam è un professore di letteratura greca e come tutti i professori di queste lingue antiche un po' è avulso dalla realtà, un inetto che colleziona fallimenti personali e professionali, è una specie di Don Chisciotte che combatte la sua battaglia contro la stupidità e l'omologazione e quindi vuole trasmettere al figlio quello che ha di più caro, cioè tutta la sua cultura, tutto il suo sapere. Ed è anche un po' paradossale, quasi come un ossimoro attorno al quale può girare il romanzo, perché è un padre che è incapace a vivere, che vuole insegnare al figlio a vivere. E come lo fa? Lo fa proprio attraverso i passi più belli della letteratura greca, dei poeti lirici, dei poeti tragici. Perché Stefano ha paura della vita, invece Marco ha paura della morte. Entrambi, grazie a questi poeti, supereranno le loro paure.
Quindi la vita e la morte in questo romanzo si intrecciano e si esauriscono poi in due grandi temi, che sono il tema del tempo e il tema dell'amore. Tant'è che ad un certo punto, proprio per infondere coraggio al figlio Marco, che è consapevole di avere una vita breve, il padre gli dice: "Ma sei proprio sicuro che vivere 100 anni o viverne 20 sia così terribilmente diverso?" Il tempo, in effetti, è quello che ci diamo, quindi non possiamo non ricordare appunto Orazio, la famosa ode del Carpe Diem, dove il poeta venosino certamente non invitava a vivere la vita in maniera godereccia, superficiale, come spesso il motto è stato frainteso e travisato, quanto piuttosto è l'invito a ritagliarsi uno spazio all'interno della propria anima, di cui essere poi padroni e consapevoli. Più tardi, Seneca, forse in maniera più ragionata, più filosofica, convertirà il motto nel Proprius Vive, vivi oggi, e la vita va considerata come se fosse ogni giorno una vita in sé compiuta. E non è un caso che proprio sulla copertina del romanzo del professore leggiamo: "Non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro", proprio per dire che la vita non va misurata per la sua estensione, ma va misurata piuttosto per il suo peso. L'altro tema è quello dell'amore. E Stefano, al figlio che gli chiede che cosa sia l'amore, risponde: "La cosa più dolce e più amara". Sicuramente Stefano rievoca Saffo, perché con un potente ossimoro la poetessa, che per eccellenza è considerata la poetessa dell'amore, dirà che è una dolce, amara belva. E il figlio ancora incalza, chiedendogli: "Ma come si fa a riconoscere l'amore?" E Stefano risponde, ancora rievocando Saffo, dicendo: "Il respiro, non respiri più letteralmente". E poi, proprio sempre riprendendo Saffo, Stefano consegnerà a se stesso un messaggio che poi lo salverà dal suicidio, quando rievoca il frammento in cui Saffo dice: "Io lo amo questo divino vivere", perché appunto l'amore poi non è semplicemente l'amore tra due persone, ma è l'amore che è la forza dell'universo. E quindi quando Stefano pensa di aver perso tutto, perché il figlio ormai è morto, e quindi per un attimo è attraversato dall'idea di porre fine alla sua vita, proprio in quel momento gli vengono in mente quelle parole che lui aveva detto al figlio, per cui tira il piede dall'acceleratore e piange di gioia, che poi è anche la parola che pone fine alla vicenda. Quindi, paradossalmente, da un romanzo che parla di morte, cioè della morte di questo giovane figlio, ricaviamo un grande messaggio di vita, cioè una vita che vale sempre comunque la pena di vivere, soprattutto intensamente, come se ogni giorno appunto fosse una vita in sé compiuta. Io, professore, ho cercato di sintetizzare. Però io le lascio la scena, così, e le lascio però anche una domanda. Alla domanda che Stefano rivolge al suo professore Achille De Dominici: perché siamo così diversi, così che andiamo dietro a cose che nessuno sa, che nessuno capisce? Non volevo dire che io e lei siamo uguali, ci mancherebbe. Innanzitutto diciamo, non siamo così diversi, sono diversi gli altri che non hanno capito niente. Noi siamo giusti, questo che sia chiaro, è il principio fondamentale. Non parlerò tanto del romanzo, perché ne ha parlato lei benissimo, hanno capito tutti tutto e non sono qui a fare le lodi di me stesso. Invece è un'altra la cosa che a cui tengo tantissimo, perché già entrando la mia commossa, vedere della gente dentro, io mi commuovo molto, certamente molto di più per queste cose che per altre cose, per concerti o altro, perché questa è la mia vita da 60 anni e quindi non la posso mancare. Vedete,
E da quando ho cominciato, ed ero un ragazzino, un bambino praticamente, a insegnare, ho cominciato a 26 anni, da quando ho cominciato, dal primo giorno che sono entrato in una classe di liceo, per 40 anni, tutte le mattine che entravo in queste classi di liceo, mi mettevo un attimo davanti a uno specchio ideale, e chiudendo gli occhi, perché mi vedevo negli occhi chiusi, e mi dicevo: adesso tu, Roberto, entri lì dentro e fai quel discorso che è stato fatto adesso, cioè non c'è tempo, tu hai un anno, due anni, tre anni per mettere dentro a questi ragazzi qualche cosa che non avranno mai più in vita loro, che non gli passerà mai più vicino, che non gli sfiorerà. Devi essere nello stesso tempo una carezza e una marea, devi essere tutto, devi mettere dentro la bellezza, la verità, il dubbio, il dolore, la sopportazione del dolore, tutto quello che la letteratura antica, il mito e poi il non mito ti hanno raccontato, ti hanno dato in tutti questi anni. Ti devi ricordare di quando a 10 anni o 11 anni hai trovato un libretto di tuo papà di greco e avevi 10 anni e ti sei innamorato di quella scrittura e l'hai imparata da solo sotto le coperte con la luce, e a 11 anni leggevi greco e sentivi quei ritmi, quegli accenti, e sentivi che quegli accenti corrispondevano agli accenti della nostra vita, che quando scendevano c'era tristezza, che quando salivano c'era gioia, che quando c'era un giambo, e allora era tatam, tatam, era un ritmo importante, era un ritmo che ti portava a gridare, a urlare, e quando invece c'era un esametro, e poi dopo l'esametro c'era qualcosa di logoredico, di più dolce, allora ti lasciavi andare alla malinconia, e sapevi che questi erano i binari della vita, cioè la tristezza e la dolcezza, ma devi infonderli così a questi ragazzi, perché è una nave, a un certo punto tu te ne vai e ne lasci lì, e loro sono davanti a che cosa? A che cosa sono davanti dopo? Sono davanti a potere, ricchezza, combattimento, lotta, schifezze, io vinco, tu perdi, la vita è fatta solo di materia, è fatta di cose che valgono più di pensieri, è fatta di tutte queste cose che per te sono, e devono essere sciocchezze, perché sono inferiori, e non importa che questi ragazzi, qualcuno dirà: ma cosa hai fatto, il greco e il latino, tanto non contano niente nella vita. Sei tu, croglione, cretino, che non conti a niente nella vita, perché il greco e il latino sono l'eternità del tuo vivere e sono i bagagli più immensi che puoi avere da un'esistenza. Ti potrai difendere da tutto, dai padroni, dalle ingiustizie, ti potrai consolare con tutto, perché le frasi, i racconti, le storie, la poesia, le avventure, tutto quello che è nato nel mondo greco e latino è stato solo copiato dalle letterature di tutti i tempi. Non ci sarebbe stato Dante se non ci fosse stato Virgilio, non ci sarebbe stato Einstein se non ci fosse stato Pitagora, non ci sarebbe stato, ma nessuno anche dei più grandi, dei più belli, dei più avanti, Shakespeare, se non c'era Shakespeare, se non c'era Seneca, non c'era Shakespeare, assolutamente. Non poteva nemmeno pensare di scrivere una tragedia a Shakespeare. Viene tutto da là, dalla comprensione eterna, splendida del mondo che ha avuto questa gente che è partita dalla Grecia, ha colonizzato il sud Italia, ha colonizzato Metaponto, Sibari, Crotone, Locri, Pizze, Firi, è arrivato a Ciuffi, tutti sono gli Acheni, poi i Dori, che sono arrivati tutti in Sicilia. E ci hanno dato una cultura europea che non avevamo, noi pescavamo capre, non facevamo altro. Sono arrivati qui e ci hanno dato l'agricoltura, ci hanno dato il mare, ci hanno dato un'immensità di pensiero che non è mai sparita, perché l'antichità non sparisce, non è che l'antichità a un certo punto è finita e adesso c'è il mondo moderno, noi possiamo farne a meno. Ah sì, sono cose antiche, possiamo anche pensarci vagamente, ce l'abbiamo sovrapposta alla nostra vita continuamente, almeno noi che sappiamo che cos'è esistere, ce l'abbiamo qui sopra come una specie di cielo. Ogni volta che noi parliamo, noi abbiamo le parole dell'antichità, i pensieri dell'antichità, quelli veri e i dubbi dell'antichità, tutti i dubbi che ci hanno passato i greci e i latini che sono rimasti tali, che sono rimasti tali sui quali lavoriamo, ci sbattiamo, tentiamo di capire le cose, tentiamo di capire l'economia, la democrazia, tentiamo di capire come sono stati grandi a poter costruire tutte queste cose.
E allora in questo minuto che ogni mattina mi davo prima di entrare in classe, mi dicevo, ecco, la tua vita è piena, perché il solo fatto che stai 4 ore in quella classe a dire tutto questo, ti riempie la vita. E non c'è altro di più bello di poter entrare in una classe, vedere i ragazzi e dirgli, guardate ragazzi, non si parla di ipotetico di terzo tipo e di Ottaviano e di Sacco come se fossero cose diverse. Prima uno, poi l'altro, poi l'altro. È un sistema, è una cosa unica, è tutto insieme. È la purezza, la bellezza, la perfezione con cui è stata costruita una lingua, due lingue, tre lingue in realtà, perché c'è il sanscrito. E siamo arrivati a poter comunicare. E allora siamo arrivati a giochi di potere, di non potere, di democrazia, di sogni, di espressioni, di amore, di gioia, che là nascono e a noi arrivano. E in noi sono pieni, in noi sono continuamente vivi, perché questa è la forza che ci ha dato l'antichità. E questa è la forza che ti devi dare tu quando entri lì dentro, anche se sei stanco. Anche se la sera prima hai fatto un concerto, anche se hai litigato con tua moglie, anche se hai avuto problemi di tutti i tipi, anche se sei stato male, hai avuto mal di pancia, qualsiasi cosa sia successo nella tua vita, quando entri in quella classe tu devi distruggerti, non importa che prendi 1200 euro al mese, devi distruggerti, sono stronzi loro non darti di più, comunque tu devi distruggerti lo stesso, perché lo fai per te, lo fai per loro. Per te fai che ti devi dare e basta. Quando esci di lì, se non sei distrutto dopo 4 ore, significa che non hai fatto niente. Tu devi continuare per un anno intero celeste a dire la vita è meravigliosa perché la bellezza è meravigliosa. E ci hanno insegnato queste persone qui, Safo, Seneca, Orazio, in modi diversissimi. Perché c'è chi non si accontenta, chi si accontenta, chi si lascia andare al pianto. Invece a forza, chi ci racconta una morale, chi ci dice di un'etica, Cicerone, perbenista, spaventoso, chiuso in se stesso, Orazio che si finge imperturbabile ma invece si lascia andare come un pazzo perché è un bambino anche lui, ecco, il grande musicista, nessuno lo sa perché il canto secolare in parte l'ha musicato lui, oltretutto. E il Cthulhu, povero disgraziato, spaventato dalla vita, da tutta la situazione, da una donna che è tutta la sua esistenza e che è la donna che ha dato il là a tutte le donne, di tutti i romanzi, di tutta la poesia, di tutti i secoli che sono venuti dopo. Se non ci fosse stato Cthulhu non ci sarebbero stati gli altri, né Lamartine, né Leopardi, né il Cavafis, nessun grande poeta, né Neruda, nessuno sarebbe stato all'altezza di poter raccontare il mi pare essere l'ho detto come naturalmente aveva raccontato Safo e Fanny dal mio chiedo si sforzava. Nessuno avrebbe avuto questa potenza di pianto, di lacrima, per raccontare quei 4 versi finali di quel canto meraviglioso, forse uno degli ultimi, lui della Bitini è già tornato, forse uno degli ultimi in cui arrivano Ferrari e Fabullo e gli dicono lei ti vuole ancora vedere. E lui dice no, no, andate da lei e dite a mia donna poche non certo felici parole. Ditele alla mia donna che si faccia pure maneggiare dai 100 amanti che ha tutti insieme in una volta. Io non faccio più per lei, non sono più per lei. Perché? Perché lei è passata come un aratro sulla mia vita e ha reciso il fiore ai margini del prato e se n'è andata via. Questa meravigliosa immagine d'amore perduto, nessuno al mondo avrebbe potuto ricostruirla se non ci fosse stato Cthulhu, come nessuno al mondo avrebbe potuto ricostruire la melodia, i ritmi, l'incalzare della memoria, del tempo, il senso, la voglia di fermare il tempo che ha Orazio, se non ci fosse stato Orazio, perché quando non vede niente in pulsante a Delos, bisogna gioire di quello che avviene, c'era la tesi se l'asse, se no non va, la discesa e la salita. E sono il respiro e la caduta, ed è il ritmo che Orazio prende dal Punate, prende dal Chirico, che sono i due più grandi maestri suoi, ma prende anche dal Sapo, perché vede che sia lo Sapo che pure suo, e sa costruire questi ritmi, e ci dà i due ritmi essenziali della vita, perché la vita è fatta di due ritmi,
uno che ascende e uno che discende, uno che va verso l'infinito, da lì a fuori, e uno che è da fuori che entra nel libro, ed è la malinconia, la tristezza. Non esiste una poesia che poi è il vero fulmine della vita, non esiste una poesia che non sia nata pensando a questo, pensando a questa gente, a questa memoria, a questo sogno, a questo modo di essere. E quando i ragazzi aprono gli occhi in classe e dicono ma tutto ciò è molto bello, è veramente bello, e poi escono purtroppo e accendono la televisione e vedono tutte altre cose, e altri dovrebbero essere i motivi della loro vita secondo l'economia e la politica italiana e del mondo, e allora probabilmente si sturbano, non si tranquillizzano più, si lasciano andare, si perdono, ed è per questo che in quei 3 anni o 5 che siano di anni bisogna fare di tutto perché quegli anni si allarghino, continuano a essere più grandi possibile, perché siano una specie di sacco in cui mettere dentro tutte le cose che possono seguire fino a 50, 60, 70 anni. Non abbatterti mai. Un detto meraviglioso greco che ha ripreso Orazio è Udeis Eleutheros Eautou me Platon. Nessuno può essere libero se non è padrone di se stesso. E questo